non si interagisce, mi sembra. Vediamo di qua. Sgambetta. E siamo tornati qua. Guarda questo. Ci sono quelli. Allora, facciamo così. Questo lo usiamo. Non serve assolutamente a niente. A parte potenziale, usiamo ancora anche questo. Ovviamente siamo quasi al massimo. Sono sicuro di sì. Non è una che si arrende facilmente. La conosci bene? Faccio qualcosa? Mi si scende. Qua e là si sale. Qua c'è qualche... niente, bisogna scendere lì per forza, quindi. Poi si può scendere? No, aspetta un attimo, forse è qua. Questo. Illuminados, ultimo capitolo. Lode ai sacri insetti. Lode ai sacri insetti. Ci avevo promesso il paradiso in terra. Uomo, donna o bambino. Il suo amore non discrimina nessuno. Bestia, pesce o uccello. Tutte le creature saranno illuminate ugualmente. Ma come non hanno inserito il terzo sesso? Boh, so, ormai va di moda inventarsi. Lode ai sacri insetti, siamo gli umili servitori di Dio, la sua saggezza scalerà le montagne, la sua onnipotenza attraverserà gli oceani, la luce del paradiso dimora in tutte le cose, che i nostri corpi siano terreno di semina. Lode ai sacri insetti, noi siamo il gregge e il pastore ci guida. Le nostre preghiere risuoneranno in tutto il mondo, tutte le ascolteranno, infine supereremo le stelle nel cielo. Milioni di milioni... Abbiamo queste perle di saggezza. Ah, ciondolo. Eccolo qua. Monolito dell'origine. Nelle profondità del castello ho trovato la mia fede. Bel posto dove trovare la fede. Ecco le divine vestigia rimaste su questa terra. Qui è il principio di tutto, Adam Sedler. Adamo, ovviamente, principio di tutto. C'è un buco. Cosa si vede di là? Comunque abbiamo preso tutto, quindi adesso possiamo andare lì.
aspetta. Mi apri queste cose? Allora. Questo però adesso. Vabbè, cura. Cioè, cura ancora un sacco. Quindi teniamoci. L'altro. Eccolo il nostro amico. Callo, un achievement, mi dice Steam. Abbiamo solo il meglio del meglio. Ovvio. Ho messo in dubbio io. Il problema è che voglio un sacco di soldi. Allora. Benvenuto. Come posso esserti utile? A proposito, come siamo messi? Ok, c'è il bracciale sontuoso e basta. Qualsiasi cosa, più o meno. Sbriga tutte le faccende in sospeso prima di andare da questa parte. Non vorrai passare il resto della vita pieno di rimpianti. Ok, ci sta avvisando. Non è che abbiamo avuto scelta, c'è questo o questo. Boh, vediamo tutto. Ci avvisa. Non saprei. Allora facciamo se facciamo due sedi separati. Benvenuto. Bene. Che posso fare per te? Vai. I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla. La chiave ormai è tutto, vediamo tutto, non so. Abbiamo lanciamissili. Allora, vediamo così intanto, che sembra tra l'altro 135.000. Straniero! Oh, per questo articolo pago molto bene. Persino io sono stupito da questo lavoro. No. Le risorse, ok, ma potremmo prendere una di quelle blu. Allora, fucile ne abbiamo un po', in realtà carabina solo questo. Magnum riusciamo a crearlo in qualche modo. Vuole quella 17 per 3 proiettili soltanto, quindi direi che abbiamo ancora munizioni fucile, adesso sperando che si può combattere corpo a corpo e basta, in realtà non possiamo più fare niente. È la polvere da sparo che ci manca. Magno ha 3 proiettili. Devo scartare tutta questa roba qua. Mirino con mio sensore, meglio tenerlo, non so mai, non so cosa ci aspetti. Ah, diciamo la valigia, aspettate. Sono la valigetta, questo era. Risorse, no? Ok. Poi. Benvenuto. Oh, che vuoi comprare? Non so, questo occupa tantissimo, non saprei neanche come liberarmi. E vorrei lasciare giù le altre armi, abbiamo mitragliato. Ma non. Una scelta facile, amico. Vabbè, vediamo di potenziare.
modificare un'arma. Questo è il massimo. Facciamo al massimo questo, sperando che sia utilizzabile. Questo è già al massimo, la ricarica, vabbè. Provo a mettere al massimo questo. Magnum. Abbiamo tre proiettili, abbiamo detto, no? Ho questo, questo qui è un lavoro divino, straniero. I dettagli fanno grande differenza. Senza tiro non ci serve, velocità. Siamo sempre secondario, velocità ricarica. Non dimenticarti di affilare il tuo coltello. Può fare la differenza tra la vita e la morte. Se non mi serve che serva. Boh, praticamente. I miei articoli sono tutti di fattura eccellente. Dobbiamo prendere comunque di questi qua. Prenderemo pure della polvere da sparo, spero. ...15-12, già è carico, ce ne sono un po' di... Siamo abbastanza armati, diciamo così. Però... si sa mai. Vabbè, proviamo a vedere. Leon, guarda! Quella è... Eh? Ada. Ada. Spera di attirarmi. Resta qui. Torno subito. Va bene. Vediamo. Scusa, mi sono sbagliato. Una lingua? Sembra una lingua. Aiuti? L'inquadratura andava un po' più bassa, però, eh. È un po' tagliato. Anche questa, un po' più alta questa. Stupido eretico! Tu hai rinnegato il sacro corpo, il grande dono di diventare tutt'uno con noi! Sai che me ne frega a me? Poi... Ti servirò... L'occhio nella bocca. Ah, ce ne sono un po' di occhi, ok. Però colpilli, immagino. Ma come funziona questo posto? Non gli fa niente, ovviamente. Era il serio. È fermo! Ah. Oh, cazzo, si è spostato. Adesso questo è un posto di M, mi sembra. No, pare che c'è ampio spazio, sembra. Ancora quella rossa! Ma basta questa qui che non serve! Andiamo giù. Ma sei chiacchierone. Che adesso
aspetta, 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 aspetta. Buono. Ai, acido anche questo, stronzo. Vate. Cazzo, che svirgolata. Finché abbiamo il giubbotto. Oh, saliamo. Adesso dove andiamo? Adesso qui sono un po'. Non so, spray. No, ma non saprei, magari un colpo ci devasta. Siamo passati sotto, sì o no? Grazie, gentile. Non serve un cazzo passare. Dove siamo? Aspetta un attimo. Là c'è. Lì c'è un coso, vediamo se fa qualcosa. Apre punta. Oh, schivo, l'ho visto troppo tardi. Che ci devo fare? O per ora non so se conviene o non conviene. Abbiamo ancora 4. Che cazzo. Cazzo ce l'ho a fare? Qui siamo morti. Cioè, se continua così siamo morti, non è vero? Posso passare? Non so, dobbiamo tutto per tutto. Buono un detto. Non so come fare a peggiorare quella roba lì. E poi credo che sia ormai sconfitto. Penso.
giusto. Oh. Eccola qui. Non ho più niente. Adesso mi hai davvero rotto il cazzo. Anche a me. Onda, affoga giù. Dai, tira fuori qualcosa da... Ecco qua, ci vorrebbe forse un pazzuto. Finalmente un aspetto che ti si addice. Mostro dentro e fuori. Comunque, il nostro amore finisce qui. Non sono io, sei tu. Cinque, non mi ricordo. Così mi ha preso, ok, pensavo. Perché quella era la verticale. Come non ci serviva un cazzo il coso. Il fucile intendo. Usa questo. Ma non c'ho spazio. Sarà di spezzare. Vai! Vale, però scusa, è tutto d'oro, guarda lì. Quella è la lambra. Ho sbucata fuori dal coso, dal... Ovviamente. Ada, che diavolo fai? Niente di personale, Leon. Luis e io avevamo un patto. Tranquillo, ci starò attenta. È ora di andare. Vieni. Sappiamo entrambi che qui le nostre strade si separano. Capisco. Cioè, portarci via, no, eh. Carino. Alla prossima, Leon. Leon! Dove sta andando? Chi lo sa? Non capisco perché se n'è andato. Presto, l'isola esploderà. L'isola cosa? Già! Solo no. Ok, via da qui. Sì. Terry non c'è in questo momento. Calma. Aspetta, eh? Vai. Grazie. Che capelli ha questo? Cos'è sta roba? Via, via, via. Non è che si può, no. Per loro è finita.
piango per loro. Ok, Mission Impossible. Ah, era giusto. Luce, la luce fu. Dios. Las plagas. Tutto bene? Non lo so, ma è stato assurdo. È assurdo, sei praticamente asciutta. Missione compiuta, giusto? Missione compiuta? Quando sarai a casa? Grazie per avermi salvata. Di niente. Potrei raccomandarti a mio padre. Potresti uscire con noi? Se ti interessa. Non ti servo. Hai dimostrato di sapertela cavare. Ma cosa sei scemo? Cerca solo di stare lontana dai coltelli. Andiamo. Si torna a casa. Magari è sposato, non lo so, fidanzato. Oppure proprio uscire e basta. Cosa vuoi attraversare l'oceano? Leon, Leon, tu e Ashley state bene? Che si fa a sentire? Rispondi. Non so nulla dei crediti, non so quanto durino, vediamo. Niente, c'è poco da dire, nel senso, per me è assolutamente migliore dei Resident Evil. Ovviamente non è specificatamente merito di questa versione, ma di Resident Evil 4 in sé. C'è molta varietà, cioè è soddisfacente, no? Diciamo che la seconda parte forse mi è piaciuta di più. La prima è interessante come ambientazione, la seconda è un po' più d'atmosfera, no? Come ho già detto, questi corridoi con le luci, meno assalti, un po' più da The Space, no?
anche se è venuto fuori prima Resident di The Space. È una donna quella, o è sempre lui, sarà sempre lui. Però era nominato un altro Sadler, mi sembra, o mi sbaglio, o forse addirittura due. Per quanto riguarda la storia, vabbè, l'ho già detto, è un po' strampalata, ma quasi tutti, ormai quasi tutti i film horror sono strampalati, quasi tutti i film di fantascienza sono strampalati. Quello che ha contato di più è il viaggio in sé, in questo caso. Appunto è stato soddisfacente, sono soddisfacenti anche gli elementi di shooting. Mi è piaciuto. Dopo, al di là che il Leone si muove come un carro armato, ma... Ecco qua. C'è la pressione. Passamelo. Ho recuperato l'ambra. Eccellente. Solo una domanda. Che cosa hai intenzione di farci? Io non ti pago per fare domande, Ada. Ho buttato in mezzo. Ti basti solo sapere che sta arrivando una nuova alba. In 100 daranno la vita affinché una persona sopravviva. Io sto solo accelerando questo fenomeno. Quindi parliamo di milioni di vittime. Miliardi. Ambizioso. Cambiamo rotta, subito. Poi in teoria qua si ricollega, penso, al 5. Se non sbaglio non era ambientato in Sud America o in Africa, forse in Africa. Mi ricordo giusto l'inizio con il villaggio. L'unica cosa che mi è spiaciuta è che non ho finito di fare la rassegna, che appunto ero arrivato a un buon punto del 2 e non l'ho finito il 3 nemmeno, quindi magari avrei potuto invece andare a vedere un po' magari la lore, la storia, magari mi spiegavano un po', però ho paura anche di rischiare spoiler, quindi non l'ho fatto. Diciamo che prima o poi lo riprenderò in mano il 2, farò anche il 3, insomma. Ho troppa roba in questo periodo, sono rimasto, ho dovuto fare delle corsie preferenziali per alcune cose, però ok, questo è finito e quindi archivio. Poco è finito anche l'espansione di Forbidden West, però adesso esce Jedi Survivor, ho ancora Ragnarok che vorrei fare. Devo terminare Wolong, insomma un sacco di cose. C'erano stati 1000 indie che avrei voluto fare, che avevano ricevuto numerosi, cioè valutazioni molto positive, un'avventura eccetera. Sono giochi che però dovrei tradurre, come ho fatto per altri, come Eastworld, Yakuza e poi boh, adesso se me li seguono. Oh, come ti permetti? Lo sapevo che bisogna aspettare sempre alla fine, però forse questo sarebbe uscito lo stesso. Fine dei crediti, dicevo, perché a volte ci sono le sorprese. Ovviamente vi ho tagliati, perché sennò
Tanto stavo dicendo, cioè, ho detto che appunto c'è un sacco di precedenze, eccetera, però in realtà devo anche dire che comunque questo si faceva giocare molto molto volentieri, quindi non ho fatto fatica a dargli precedenza. 21 ore 46. Beh sì, è quello che ricordavo, anche a me quello del GameCube mi sembra che fosse durato appunto 22, 23, 24 ore, qualcosa di più forse. Comunque, risultato e capitoli, vabbè. Costume sbloccato. Accessorio sbloccato. 88% uguale di precisione. 21 minuto 23. Quando carichi i dati salvataggio della storia principale da una partita completata, puoi iniziare una nuova partita conservando elementi sbloccati precedentemente. Potrai acquistare nuove armi da mercante, ma non potrai ottenere la valutazione S+. Ok, niente, penso che adesso ci sia il New Game Plus, eccetera. Prima guardare un secondo come funziona. La modalità di gioco professionista è stata sbloccata. Puoi selezionare la modalità quando carichi i dati salvataggio o inizia una nuova partita. Estrema professionista. Salvataggi automatici assenti. Corro subito a farlo. Si può parare solo in caso di parate perfette. Per esempio con Krause conveniva premere più volte, soprattutto nella forma, diciamo così, parassita. Tutte le modifiche alle armi saranno disponibili fin dall'inizio. Vabbè. Ragazzi, ci vediamo nelle altre serie. Ciao a tutti.